Helix Camper. Dobbiamo parlare di questo mezzo e ringrazio Vacanze 2000, ringrazio Milena Caruggi per avermi detto: guarda, mi è arrivato un mezzo spettacolare. Però in realtà, per parlare di questo mezzo qua, in realtà all'inizio dobbiamo parlare della scuola piemontese nel mercato dei camper puri, che oggi qualcuno inglesizza con bon. Però il camper puro è una storia che è molto italiana, ovvero è molto inglese per alcune cose, è molto italiana per le altre e non c'entra niente nessun'altra nazione. Cioè tutte sono arrivate dopo e con soluzioni vecchie antiquate. E qui lo vediamo, questo mezzo qua rende giustizia, ci parla di quella scuola piemontese che oggi è magistralmente portata avanti dalla nuova Alcar, ma che è nata con produttori del calibro della Motto, della Almo full time, perché questo veicolo è full time, perché il vero camper puro, quello che uno vuole usare al posto della seconda auto, deve avere caratteristiche come questo, o le ha o non è. Rendiamoci conto, Helix, questo qua era, poi vabbè, poi l'avevano chiamato Turini, che vabbè, il Col de Turini, per chi ne sa di rally, è qualcosa che... Ma andiamo a vedere una cosa. Intanto, questo non è un Renault Trafic normale. Vedete che c'è scritto Passenger, perché la prima cosa che c'è da dire è che questo non è il furgonato, quello del panettiere, che viene preso e allestito con le sospensioni da panettiere, col comfort da panettiere. Con tutto il rispetto ai panettieri, ma sono mezzi da lavoro. Invece questo qui, questa è la versione auto. Attenzione, e già qui iniziamo a capire di cosa stiamo parlando, del cervello che ci viene messo dentro. Questa è la versione auto, che ha delle caratteristiche ben precise, e lo vediamo qua quando è chiuso. Perché quando è chiuso, lo vedete qui, i vetri sono automobilistici, cioè quello che succede con i furgonati, con i camper puri, con il van della nuova Alcar. Oggi, se ne andate a vedere, sono fatti così, perché la scuola piemontese ci ha insegnato che il furgone deve essere il meno identificabile possibile, e la versione auto è la meno identificabile possibile, perché permette di avere la vetratura da trasporto passeggeri con tutto quello che vuol dire. Quindi, per dire che non stiamo parlando di pizza e fichi, l'interno è il classico full time, quindi ha i sedili fronte guida, quindi quando si marcia i sedili sono così, col tavolo con l'opzione estensibile peraltro. E che cosa succede quindi? Che qui si può avere, quando si guida, ci sono quattro comodissimi posti. Quando si mangia, si girano i due sedili anteriori e si mangia in quattro, comodamente, ma può succedere anche che, se sono un professionista, qui posso tranquillamente fare una riunione di lavoro, non c'è nessun problema. E poi c'è il vantaggio che qui abbiamo già due letti singoli in cui dormire in maniera facile e veloce, senza tante paranoie mentali. È qualcosa di notevole. Ma la scuola piemontese ci ha anche segnato che il tetto a soffietto, che è fatto alla tedesca, cioè incernierato nella parte anteriore, poi mi direte, sì, ma la scuola inglese ci ha insegnato che il tetto a soffietto deve essere incernierato per il lato lungo, perché è così antivento, perché è così un'abitabilità maggiore dentro, eccetera, eccetera. È vero, ma siccome noi dobbiamo scimmiottare i tedeschi, che in questo settore ci hanno capito poco, quasi nulla, però vabbè, allora ci mettiamo i tedeschi e abbiamo il tetto a soffietto che è così. Però il tetto a soffietto è così perché vuol dire che la zona giorno, quella della cucina, del bagno, è in questa parte, quindi si sta in piedi qui. Oh, segnatevelo, vi ho detto zona bagno, non perché ho 57 anni e sto andando a rimbecillirvi, ho detto zona, ma ve lo segnate e poi ne parliamo. Ecco qua, guardate che spettacolo. Adesso lo faccio vedere così. Allora, intanto, scuola piemontese, non ha uno sbrego, non ha un'imperfezione, è tutto preciso, guardate che roba.
è una cosa pazzesca, non sembra un prodotto di grande serie, con la differenza che i prodotti di grande serie qualche imperfezione ce l'hanno. Frigorifero ha una miriade di spazi. Adesso io faccio il giro di là, la mia gentile operatrice rimanga pure qui. Eccola là, eccomi qua. Dicevo che ha una miriade di spazi che neanche potete immaginare. Cioè qui dentro potete trasportare quintali di cocaina che nessuno vede. Cioè se fate una rapina mano armata, qua dentro sapete quante mitra, quante bombe ci stanno? Tantissime. Guardate anche qua. No. Visto? Ed è una cosa incredibile. E qua abbiamo la piastra che sembra quell'induzione, invece piastra gasolio ve basso, perché qui il cliente ha scelto questo tipo di soluzione. Altra cosa, parlavamo del bagno. Oh ragazzi, adesso voi mi dite quello che volete, però cioè trovatemene uno che ha il WC Tetford con lo sciacquone, trovatemelo in uno spazio così piccolo. Ma avete visto che bello che è? Una cosa fantastica, favolosa. Sopra ovviamente, se mi giunti l'operatrice ce la facciamo, venga pure, arriva. Sopra ovviamente c'è il letto, che è questo qua, ma io ve lo abbasso per farvi vedere se c'è. Eccolo qua che c'è il letto, hai visto? Quindi qui in teoria ci stanno quattro persone. Oddio, quattro persone in uno spazio così piccolo, ce lo voglio anche vedere, però è perché lo spazio è piccolo, insomma. Però voglio dire, se quattro persone riescono a dormire in una canadese, possono, o una tenda igloo, possono benissimo dormire anche qua. È fatto, è costruito, io vi invito. Allora, ragazzi, fate una cosa. Venite da Vacanze 2000, gli dite che lo volete vedere, perché dovete guardare com'è rifinito, com'è fatto, si vede, c'è una cura artigianale. Che però, attenzione, artigianale spesso vuol dire anche costruito in qualche modo, perché l'industria permette rifiniture che balle. Questo è artigianale, ma è di un livello che non potete neanche immaginare. Cioè, se non lo venite a vedere, non lo capite. Se lo venite a vedere e avete un camper puro, un furgonato, su Renault Trafic di grande serie, allora a quel punto iniziate a capire che cosa ha rappresentato la scuola torinese, che cosa ha rappresentato la Helix Camper e cosa sta continuando coraggiosamente, orgogliosamente a rappresentare la nuova Alca. Peraltro è usato, quando mi hanno detto il prezzo a cui lo vendono, ho detto, si scemi, cioè giuro, praticamente si può comperare e far finta di averlo pagato di più. E grazie ancora Helix Camper, perché mi hai fatto emozionare. E non è facile, quando si vedono centinaia e centinaia di camper e di caravan, riuscire a emozionarsi in un mezzo del genere, entrare nella storia della scuola piemontese, è veramente un gran privilegio mio da giornalista, perché l'ho visto, gran privilegio da parte di Vacanze 2000 Monza, perché lo vende, gran privilegio per il fortunato che se lo porta a casa. Ciao, alla prossima.